E allora quant'è vera che mi chiamano Bacchen, a girò a chiapè il signor Carnevale a casa sua e passando anche a Parfen a faremo un spettacolo, una baldoria, un veglione che a Pesole il Salvador Cordè come una specie d'esplosione, de gioia, d'allegria, col fa pensare. Per adesso, demretta, va ben axé. Per adesso, detretta, va ben axé. Con queste frasi, la maschera di Pesaro Rabaken identifica al meglio questo giovedì grasso atipico del Carnevale dei Ragazzi, una 64esima edizione che non si potrà effettuare con la classica sfilata dei carri, però si è potuto fare qualcosa di diverso oggi. La carrozza di Rabaken, la signora Cagnera, è partita attraverso un viaggio dalle scuole, attraverso le scuole di Pesaro, per poi arrivare questa mattina in Piazza del Popolo, dove Rabaken ha comunque svolto il suo consueto discorso alla città di Pesaro, o meglio alla folla che si è creata davanti al municipio ad ascoltarlo in questo carnevale atipico. Un carnevale che però al quale non si rinuncia del tutto, tante parrocchie hanno voluto dare dei pezzi dei loro carri allegorici, come quelli che vedete alle mie spalle. Questo in questo caso rappresenta la parrocchia di Villa San Martino, tante maschere sparse qui davanti il Palazzo del Comune e in altri punti della città. Stan a Semardutti a Festa Roba. Il titolo di questa edizione, la 64esima, è Riviviamo il Carnevale. Quindi è soltanto un rivivere di ricordi con le maschere che abbiamo messo qui sotto la loggia del Comune in ricordo delle passate edizioni. In più, oggi nella giornata di giovedì grasso e il prossimo martedì grasso visiteremo alcune scuole, i bambini ci hanno invitati e hanno preparato dei disegni che hanno mandato nel sito, quindi ci sarà questo ricordo, questo rivivere il carnevale attraverso i disegni dei bambini delle scuole di Pesaro. Vi aspettiamo tutti l'anno prossimo, più numerosi, sperando che questa parentesi brutta sia completamente alle spalle e naturalmente, come ci ricordiamo l'anno scorso, una giornata di sole piena di gente, purtroppo l'inizio della pandemia, coincise con l'inizio della pandemia, l'ultimo carnevale del 2020. Chiudiamo, lasciamocela alle spalle, ci rivediamo a febbraio del 2021 per festeggiare con più intensità e con più gioia.